Perché il narcisista prima ti lascia e poi ti spia? Allora. Beh, intanto devi tenere presente che il rapporto con un narcisista è sempre un rapporto complesso. Quindi non devi mai tenere, e anche talvolta, molto molto disturbato. Per cui non è che devi sempre trovare una logica in quello che fa il narcisista. Ed è lì che il narcisista ti frega, perché le persone che non sono narcisiste vanno a cercare necessariamente una logica nei comportamenti che invece il narcisista mette in atto. Non hanno una logica vera e propria, sono fortemente destrutturanti. Allora, le persone che hanno tendenze narcisistiche hanno delle caratteristiche che sono, diciamo, intanto non è detto che siano necessariamente, diciamo, narcisisti patologici, però hanno tendenze narcisistiche, quindi hanno un senso esagerato della propria importanza, si aspettano o richiedono lodi e attenzioni costanti dagli altri, hanno poca considerazione dei bisogni e dei sentimenti altrui, questa è un'altra caratteristica. Ti dico queste cose perché renditi anche conto del fatto che puoi avere a che fare con un narcisista. Si comportano in modo arrogante e si vogliono manifestarsi come superiori agli altri. Credono di essere gli unti del Signore, insomma, di essere speciali. Credono che gli altri li invidino, mentre invece ovviamente il meccanismo proiettivo agisce sempre nel narcisista, per cui la fa da padrona fondamentalmente questo meccanismo. Si approfittano degli altri per ottenere quello che vogliono. Sono anche ossessionati, diciamo, dal raggiungimento del potere, del controllo dell'altra persona. Quindi, avendo queste caratteristiche, cosa fanno? Vogliono stabilire un dominio sull'altra persona. E quindi è ovvio che la prima cosa che fanno è quella di farti innamorare. Quindi il narcisista cerca in qualche modo di farti innamorare o con le buone o con le cattive, cioè istintivamente sa che se tu fai qualcosa per lui, che se tu, o per lei, insomma, perché i narcisisti sono anche femmine, diciamo, non sono soltanto maschi, tenderai a innamorarti, tenderai a coinvolgerti, tenderai a, e quindi cercano in qualche modo di condizionarti. O con le buone o con le cattive, o con ricatti morali, o con ricatti di altro genere, cercano di indurti a fare delle cose per farti, tra virgolette, innamorare. E poi, una volta che hanno fatto questo, cosa fanno? Per ottenere, per darti il colpo di grazia, per abbattere la tua, le tue certezze, e anche per altri motivi, anche perché i narcisisti comunque tengono relazioni plurime. Difficilmente un narcisista ha un'unica relazione e basta. Può capitare per alcuni periodi della vita, ma normalmente hanno relazioni, diciamo, di varia natura, plurime, per cui a un certo punto ti lascia, fa ghosting, sparisce, normalmente adducendoti delle motivazioni tali che in alcuni casi, soprattutto alcuni soggetti, tendono a vivere proprio il senso di colpa: sarà colpa mia, ho fatto questo, ho fatto quell'altro, e quindi ti generano una sofferenza. Quindi tu devi assicurarti di non farti del male stando in contatto con il narcisista. È ovvio che se ti trovi esausta o esausto, se ti trovi che sei a pretendere magari delle attenzioni che il narcisista non ti dà, è ovvio che ti rendi conto che queste persone ti danneggeranno costantemente e ti rovineranno, no? E quindi questa è la prima cosa. E allontanare il narcisista, quando si allontana, non è che lo fa perché vuole realmente lasciarti per sempre, perché il narcisista fa dei giochi mentali e quindi non ha la freddezza che non è coinvolto, perlomeno non è coinvolto a livello di innamoramento, è coinvolto a livello di controllo. Infatti il modo per farlo sbellare è quello di agire sul suo controllo. I narcisisti fanno sempre dei giochi mentali che ti costringono a
tenerti sulle difensive, cercano di giocare il gioco mentale del senso di colpa, cercano, diciamo, di giocare dei giochi mentali mistificando la realtà, quindi il narcisista cerca di farti vedere una realtà diversa da quello che è la realtà utilizzando sistematicamente la bugia. Quindi cerca di metterti in cattiva luce, di farti dubitare di te stesso. Se cerchi di discutere, cercherà sempre di voler avere ragione. Coltiva, diciamo, talvolta anche delle... arriva a insultare, a, diciamo, a trattare male, perché lui si aspetta che tu possa compiacerlo proprio per paura di perderlo. Quindi, perché i narcisisti hanno un grande ego e pensano troppo bene di se stessi, è possibile che ti vedano come un qualcuno di inferiore, un qualcuno che deve essere controllato. E quindi cercano in qualche modo di assestare dei colpi per far crollare le tue difese. E questi colpi, uno è il ghosting, è allontanarsi da te, facendoti vivere il senso di colpa, ma non per farlo in senso totale, ma per avere ancora più potere, per renderti completamente appiattita, infatti se tu non insegui, se tu diventi fredda, se tu ti distacchi, lo mandi in tilt, perché lui è come se gli mettessi davanti, come se svelassi il velo del tempio, come se lo mettessi davanti alle sue, come possiamo dire, come se lo mettessi davanti alle sue debolezze, perché il narcisista è una persona fondamentalmente insicura e quando si rende conto che non riesce a coinvolgere, questa sua insicurezza emerge. Il narcisismo di fatto è un meccanismo di difesa che lo vuol far sentire più sicuro. Quindi diciamo che nel momento in cui il narcisista ti lascia, lo fa per acquisire ancora più potere su di te. Ed è per questo che prima ti lascia e poi ti spia. Ti spia per vedere i tuoi comportamenti. E tieni presente che il narcisista ti spierà comunque. Alcuni lo fanno anche in modo palese, facendo anche un po' di ghosting, no? Perché dopo il primo periodo di sparizione, poi tornano facendo magari un po' di orbiting, scusa, ho usato termini sbagliati, facendo un po' di orbiting, cioè mettendo qualche like, andando a vedere, quindi dando dei piccoli segnali della loro presenza, piccoli ma in modo tale che tu possa percepirli, perché si aspettano che nel momento in cui loro, si palesano in qualche modo, tu scodinzolando li ritorni a cercare. Ed è qui che non devi cascarci. Ma anche quando non si palesano, sta tranquillo che il narcisista ti spierà comunque, saprà tutto di te, perché magari utilizzerà nei social dei profili fake per spiarti. Se tu l'avessi bloccato, diciamo, che ne so, su Instagram, su TikTok, su WhatsApp, su Facebook, qualcosa, userà dei profili fasulli per spiare, per capire quello che fai, per vedere quello che fai, perché qual è poi la tattica del narcisista? È quella del ritorno, ma non è che torna quando gli fa comodo, nel senso che magari ha dei cedimenti da altre parti o deve, riprendere una situazione, ma tornerebbe comunque prima o poi nel momento in cui vede che tu sei debole, vede che tu hai qualche problema, qualche delusione, nel momento in cui sei più fragile, lui cerca di spiarti per percepire quali saranno i tuoi momenti di debolezza e quindi manifestarsi. Quindi tu devi dargli assolutamente dei falsi indizi, non devi assolutamente... E se vuoi ferirlo, fatti vedere felice attraverso i social, fatti vedere che ci sono altre persone a cui tieni e che tengono a te, in modo tale che questo lo potrebbe essere una sfida per farlo tornare, ma ripeto, cerca soltanto di avere il piacere
morale di dire è tornato, ma poi non devi avere niente a che fare, cioè devi comunque mettere delle barriere, in questo caso facendogli anche vivere lui il senso di colpa, ma te ne sei andato, ci hai messo tanto a tornare, ormai ho già trovato un'altra situazione, ormai sono sistemato, ormai qua, ormai là, perché in questo modo lo ferisci, cioè usi le sue stesse armi. Ecco, quindi queste sono le tattiche del narcisista. Sta tranquilla che torna, ma il problema non è che torna o non torna, perché tornerà, ripeto, ti spia, è il momento giusto e tornerà. Cercando di cogliere il momento in cui tu sei più fragile, più debole, più in difesa, perché magari è successo qualcosa, qualche problema, eccetera. Per cui quello che devi veramente fare è quello di sganciarti davvero emotivamente, perché altrimenti rischi di essere succube, diciamo, di questo ritorno e di caderci con entrambi i piedi. Allora sarà poi difficile venire fuori da questa situazione. Quindi il motivo per cui ti spia è quello, e ti spierà da subito. Inizialmente magari lo fa con profili fake o in modo da non farsi sgamare. Poi arriverà anche, ripeto, a fare orbiting. Quindi perché ti sta buttando delle esche? Il narcisista utilizza moltissimo questa tecnica delle esche per vedere se la preda è disponibile ad essere pescata e distrutta di nuovo. Quindi, insomma, queste sono le motivazioni principali. Spero che tu riesca a difenderti veramente e non prendere in considerazione nel ritorno, perché a volte ritornano, ma il narcisista torna sempre. E spetta a te veramente avere la forza e il coraggio di difenderti per non cascarci. Condividi questo video con i tuoi amici, seguimi su Instagram, metti un like se ti è piaciuto, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube.